Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo di cronaca, notte di paura nel comune di Castellalto, nel Teramano, dove attorno alla mezzanotte è divampato un vasto incendio che ha lambito il centro abitato. Numerose le famiglie evacuate, massiccio l'intervento dei vigili del fuoco con l'aiuto dei Canadair. Il rogo, quasi sicuramente di matrice dolosa, è stato domato solo nella tarda mattinata. Non ci sono feriti e i carabinieri forestali indagano per stabilire eventuali responsabilità. Vediamo tutto con Tania Bonnici Castelli. Ennesimo e pericolosissimo incendio nel Teramano, di matrice quasi certamente dolosa. Dalla mezzanotte di domenica scorsa le fiamme hanno divampato, aggredendo decine di ettari nel comune di Castellalto. Un inferno, alimentato dal vento che soffiava forte e che ha spinto il fuoco fino alle abitazioni del paese. Evacuate decine di famiglie, persone che hanno trascorso la notte in strada con il sindaco di Castellalto, Vincenzo Di Marco. Fortunatamente lo schieramento granitico degli uomini dei vigili del fuoco è riuscito ad impedire che il rogo aggredisse l'abitato. Nell'intervento sono state impegnate 3 squadre, i vigili del fuoco di Teramo, di Nereto e L'Aquila, con autopompe, fuoristrada con moduli antincendio e autobotti. Alle operazioni di intervento collabora anche una squadra di volontari dell'Associazione Gran Sasso di Mociano Sant'Angelo. Alle prime luci dell'alba è giunto sul posto un Canadair che ha effettuato lanci nelle aree incendiate meno accessibili per le squadre a terra. Le operazioni di intervento saranno supportate anche dall'elicottero Orso Bruno messo a disposizione dalla Regione Abruzzo. Sul luogo dell'incendio inoltre sono intervenuti i carabinieri forestali di Castellalto per l'accertamento di eventuali responsabilità. Il rogo è stato domato solo in tarda mattinata, anche se persistono punti ancora attivi. Il territorio teramano in questi ultimi mesi è stato martoriato e vittima di incendi dolosi. Pauroso quello della collina di Collurania in agosto, proprio alle porte di Teramo. Nessun colpevole è stato purtroppo individuato, né allora né oggi. Parliamo ancora di incendi, arriva una buona notizia perché dopo 7 giorni incessanti di lavoro è stato domato l'incendio che ha interessato il Parco Nazionale della Maiella nel versante pescarese fra i comuni di Letto Manopello e Serra Monacesca al di sotto di Passo Lanciano in fumo, tra area naturale, pascoli arborati e pineta, oltre 100 ettari. L'area resta comunque presidiata per l'attività di bonifica e di monitoraggio. L'incendio era divampato domenica scorsa, 12 di settembre. Per tutta la settimana hanno lavorato sul posto vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile, esercito e tecnici del parco con il supporto di elicotteri e Canadair. Il rogo, secondo le prime ipotesi, sarebbe anche questo di natura dolosa, ma in tal senso sono in corso degli accertamenti. E a proposito di incendi, andiamo a Rocca San Giovanni, Consiglio Comunale straordinario. L'amministrazione ha fatto il punto sulla pinetina che, oltre ad essere stata danneggiata dall'incendio del 1° di agosto, è a rischio idrogeologico. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Rocca San Giovanni guarda al futuro della Pinetina. Lo scorso 1° agosto questa suggestiva terrazza naturale sulla costa dei Trabocchi è stata danneggiata dalle fiamme. Il rogo è stato doloso e probabilmente, così ci spiegano, la mano incendiaria è stata quella della criminalità organizzata. Non è solo opera di incendiari locali, di piromani, di gente che vuole emulare. Spesso è così, ma spesso c'è anche l'intervento della malavita che non vede di buon occhio lo sviluppo turistico di questa parte del territorio. Dell'Abruzzo in particolare, perché per esempio più a sud molte attività turistiche sono gestite dalla malavita purtroppo. Oggi si è svolto un consiglio comunale straordinario durante il quale l'amministrazione cittadina si è interfacciata con tecnici e associazioni. Ad oltre un mese e mezzo dall'incendio i segni del fuoco sono ancora evidenti e i danni si aggiungono ad un problema annoso di questa zona, quello del rischio idrogeologico. Dopo un'enorme frana nel 1915 che modificò profondamente la morfologia
morfologia del territorio, Ferrovie dello Stato era intervenuta con opere per mitigare il rischio. Ad oggi però c'è bisogno di nuovi lavori e manutenzione per scongiurare che la pineta scivoli verso la Via Verde, ma anche in un'ottica di rilancio della Val di Sangro e della Costa Tetina. La devastazione è palese, ma nonostante tutto siamo in un paesaggio veramente mozzafiato, nonostante l'incendio, nonostante sia stato tutto bruciato. Questa dimostrazione che questo territorio ha bisogno di tutela, perché noi siamo sulla pista ciclabile, sulla costa dei Trabocchi, ma senza il patrimonio ambientale e naturale non c'è sviluppo, non c'è possibilità di sviluppo. Tutti i giorni adesso ci preoccupa la chiusura possibile della Sevel nei prossimi anni con la delocalizzazione in Polonia. Ecco, noi dobbiamo essere pronti ad avere la nuova Sevel del futuro, cioè a sopperire a quello che è l'industrializzazione importante della Val di Sangro e dell'Abruzzo con un turismo di qualità. Lo possiamo fare appunto tutelando la costa. Il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato per il triennio 2021-2023 15 milioni di euro circa da utilizzare per la messa in sicurezza e per nuove opere infrastrutturali della provincia di Teramo. Entro fine mese gli uffici tecnici dovranno predisporre la documentazione. Vediamo il servizio. 15 milioni di euro per la messa in sicurezza, il monitoraggio e le nuove opere infrastrutturali della provincia di Teramo, che dopo aver già speso oltre 3 milioni di fondi sisma intervenendo su 9 ponti, adesso è destinataria di questi nuovi fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture a valere sulla programmazione 2021-2023. La provincia di Teramo conta oltre 100 infrastrutture complesse fra ponti e viadotti. Molti di questi, nell'area pedemontana, sono ponti ad arco ed in muratura del secolo scorso. Con questi 15 milioni di euro, sottolinea il presidente della provincia di Bonaventura, potremo dare risposte importanti, come nel caso della frana di Cellino sulla provinciale 23, dove il dissesto è talmente grave che bisognerà costruire un ponte per raccordare la strada. La programmazione di questa tranche di nuovi fondi dovrà essere approvata entro il 30 di settembre sulla base della documentazione tecnica che stanno predisponendo gli uffici di settore. I ponti sui quali sono già stati realizzati o sono in corso i lavori da 3 milioni di euro oppure sono monitorati con i droni che trasmettono elaborazioni e dati sono quelli di Tossicia, di località Magonia ad Isola del Gran Sasso, di Aprati, di Sesano Valle Castellana, il ponte del Castellano, quello di Intermesoli, Villa Passo, Arsita, il ponte sul Fino lungo la provinciale 34 e quello di Campli. Nelle prossime settimane, annuncia la provincia, è previsto l'avvio dell'intervento da 400.000 euro sul ponte di Castelli, già finanziato con fondi dell'ANAS. Adesso la marcia d'avvicinamento alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 di ottobre. A Francavilla al Mare, fra gli 8 candidati a sindaco, c'è Moreno Bernini per la lista Uniti a Sinistra. Andiamo ad ascoltare con l'intervista di Stefano Recanati alcuni dei suoi punti programmatici. I punti del programma elettorale di Bernini Sindaco sono parecchi, vediamo anche dalla sua proposta. La prima tematica da affrontare, leggiamo qui, è quella dell'urbanistica con l'adozione dell'opzione cemento zero. L'opzione cemento zero, che nell'altra campagna elettorale era stata inserita anche nella coalizione di maggioranza, ma di cui non si è avuta traccia. L'opzione cemento zero è una cosa molto seria, è uno studio sulla realtà di Francavilla, che sappiamo tutti è stata una città che ha avuto uno sviluppo tortuoso e selvaggio in alcuni momenti. Approvare l'opzione cemento zero significherebbe ridare vivibilità alla città, significherebbe rallentare il boom demografico e far sì che la città abbia dei servizi all'altezza della popolazione. Quanto riguarda i servizi al cittadino, non possiamo non tralasciare quello che è l'argomento dei giovani, sempre di più nelle grandi città, perché dove c'è più attrazione ovviamente per vivere, i ragazzi si spostano dall'entroterra alla costa, ma servono delle politiche giovanili. Le politiche giovanili sono una chimera per tutte le amministrazioni. Io ne farei solamente una professione di giovani. Io vedo la città come un correlato, un crogiolo di interessi, giovani, anziani, donne, bambini. Insomma, noi pensiamo alla città di tutti. La città di tutti significa che ognuno deve avere i suoi spazi e questi spazi che devono essere correlati tra di loro. Quello che manca a Francavilla da sempre, o comunque qualche esempio c'è stato, è la programmazione. Programmare significa mettersi a tavolino,
chiaramente niente incompetenti in questo caso amministrazione, e verificare quella che è la situazione. Non si può partire senza conoscere la realtà. Noi questo lo facciamo anche dal di fuori delle istituzioni, perché ripeto, lavoriamo sul territorio da anni, e programmando si riesce, e con i dati in mano si riesce a capire che cosa si può e non si può fare. Anche l'argomento welfare è uno dei punti elencati sul programma elettorale. Attenzione a tutte quelle categorie di persone anche più sfortunate, purtroppo dopo la pandemia questo numero va sempre più lievitando. Sul welfare occorre una politica che tenga presente le possibilità di risorse che vengono da fuori, perché chiaramente un comune da solo non ce la fa, ma anche gli spazi, perché gli spazi franchi sono pochi, e quei pochi che ci stanno a volte vengono affidati ad unici realtà o associativo o in altro modo. Quindi aprire la città degli spazi, aprire la solidarietà al confronto tra le generazioni, secondo me potrebbe essere un punto di partenza, naturalmente con politiche adeguate, finanziate anche con finanziamenti nazionali, regionali e anche comunali. Franco Menna è stato confermato presidente della Confesercenti di Chieti nel corso dell'assemblea elettiva che si è svolta in modalità online. Menna continuerà dunque a guidare l'associazione per i prossimi 4 anni. Molti i temi nell'agenda di Confesercenti Chieti, a partire dalla via verde della Costa dei Trabocchi, che deve essere attrezzata, dicono, con nuove infrastrutture che possano dare spinta alla destinazione turistica, passando per l'insediamento di Amazon e la sua sostenibilità ambientale ed economica. La Confesercenti di Chieti, è stato ricordato, in questi lunghi mesi di pandemia è stata punto di riferimento per le categorie che maggiormente sono state colpite dal Covid, come quella dei commercianti. E noi andiamo avanti, torniamo a Teramo. Dopo lo stop imposto dalla pandemia è tornata la manifestazione Sport sotto le stelle in piazza, tra le più attese e gradite ai teramani. Numerose le associazioni sportive che si sono esibite all'aperto sino a notte fonda e tanti i visitatori. Vediamo. Una festa dello sport, una festa della città. A Teramo si torna a passeggiare numerosi in piazza. Si torna per una sera alla normalità. Sport sotto le stelle, con le esibizioni all'aperto di decine di associazioni sportive, ha invaso pacificamente il centro storico fino a notte fonda. Grande partecipazione di pubblico e sincera commozione al ricordo di Mimmo Sciamanna, organizzatore per anni dell'evento, troppo presto scomparso. Lui, la vera stella della serata. Questa edizione è dedicata al nostro compianto Mimmo Sciamanna, dipendente comunale ma soprattutto uomo di sport e cuore trainante della manifestazione. Per questo motivo non potevamo non dedicare a lui questa edizione. Un ringraziamento particolare va anche alla famiglia, che sicuramente dall'alto anche lui sarà contento. Musica dovunque per sport sotto le stelle, nelle strade di Teramo, e poi esibizioni di ginnastica artistica, karate, scherma storica, zumba, montato anche un campo di padel, lo sport del momento. Il padel è lo sport del momento. Intanto, chi può giocare a padel? Allora, nel padel possono giocare dai 3 anni fino a quando vuoi, non c'è limite d'età. Finché puoi stare in piedi, ovviamente, cioè è uno sport, però non è che dici quando arrivo a 60 anni sono già anzianotto, così, no. Tennis fondamentale soprattutto per i più piccoli. Certo, a partire dai 3 anni fino ai 9-10 anni abbiamo un progetto che sulle attività motorie di base per i bambini, dove gireranno sulle attività motorie, sul tennis, quindi il mini tennis, ed il padel. L'importanza dell'handball in Italia va soprattutto a Teramo. E a Teramo è uno degli sport più conosciuti e praticati, in quanto c'è una grandissima tradizione da quasi 50 anni di questo sport. E Teramo viene riconosciuta in tutto il mondo come città della pallamano. Un successo per gli organizzatori dell'evento, che sperano poter replicare il prossimo anno con gli stessi numeri. Sport sotto le stelle quest'anno torna alla manifestazione che conosciamo, la più importante della provincia d'Abruzzo sulla promozione sportiva, ma dentro Sport sotto le stelle c'è il ricordo di Mimmo Sciamanna, ma è un giorno nel quale Teramo si apre completamente, tutti i siti, tutto il sito museale, quindi tutti il museo, la pinacoteca, gli scavi archeologici, tutti aperti per accogliere chi vuole venire oggi a Teramo per lo sport chiaramente, ma anche per ammirare le bellezze della città di Teramo. E anche la prossima settimana ci saranno tantissimi eventi, quindi veramente un settembre speciale quest'anno.
E questo servizio ci introduce alla pagina sportiva vera e propria, che apriamo con il ciclismo e con il trofeo Matteotti. Matteo Trentin si è aggiudicato la 74esima edizione e ha bissato così il successo del 2019, imponendosi su Jonathan Restrepo e Valentin Ferron. Vediamo le interviste al primo e al secondo classificato, realizzate da Jacopo Forcella. Ma sì, sono contento perché specialmente dopo ieri, che al trofeo Pantani stavo bene ma non benissimo, e oggi invece ho veramente una bella gamba. La prima fuga di 12 era un bel gruppo assortito, però non c'era tanta collaborazione, quindi abbiamo deciso di provare a dare un altro strappo. È andata via un altro gruppetto dove si collaborava bene, infatti abbiamo guadagnato subito sul gruppo e poi ce la siamo giocata. Matteo, hai contato dopo l'arrivo in quanti ti hanno chiesto il mondiale tra una settimana? Erano tanti, eh? Ero impegnato a fare le corna. Diciamo che ci tenevo veramente a vincere. Quando ho visto che la possibilità c'era a Livorno, ho proprio preso sicuro che nessuno mi fregasse stavolta. E quindi, come ho detto prima, la gamba era buona. Ha fatto l'azione francese sull'ultima salita, ho continuato io e poi alla fine, quando ho visto che era tutta, sono andato da solo. Beh, magari sai, delle volte ho sbagliato io, delle volte qualcuno è stato più bravo, delle volte un po' di sfortuna. Alla fine il ciclismo, specialmente nel post-Covid, il livello si è alzato in maniera esponenziale, quindi un qualsiasi minimo accenno di diversità fa la differenza. Basta vedere oggi, sembrava che il gruppo ormai piombasse alle nostre spalle, abbiamo accelerato ancora e sono ritornati addirittura 3 minuti. Matteo, però il Abruzzo possiamo dire ti porta fortuna. Eh sì, come ho detto prima, adesso dovrò venire in vacanza, assaggiare arrosticini, il vino buono e via che andare. Dai, è stato bene quando lui ha attaccato sulla salita lunga lì prima dello strappo duro. È stato un po' indietro, poi ho preso 15 metri lì sulla discesa. Poi quando ho provato ad andare avanti anche lui ha fatto una sgassata, ma ho rimasto lì in salita dietro loro quando stavo rientrando con loro e lui ha scattato, è andato via da solo. Poi niente, lui è andato più forte di tutti e lo merita lui. Adesso l'ampia pagina dedicata al calcio, partiamo dalla Serie C e dalla vittoria nel match di ieri pomeriggio del Pescara contro l'Aquila Montevarchi con i gol di Memusciai e Frascatore. La squadra di Auteri con questi 3 punti raggiunge la vetta della classifica del girone B. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Porta bene la Toscana al Pescara, che dopo Carrara fa bottino pieno anche a Pontedera sul campo dell'Aquila Montevarchi grazie ad una rete segnata da Frascatore nel finale. Finisce 2-1 in terra toscana, bene così, in attesa di trovare una maggiore concretezza in avanti e più sicurezza in difesa. Al Mannucci Auteri rispolvera in difesa gli Anes e Ingrosso, a centrocampo Rizzo, in attacco Galano e Rauti. Il modulo è sempre il 3-4-3, i locali rispondono con il 4-3-1-2, in attacco Jalov e Gambale con Carpani 3-4. Artista. Assente lo squalificato Martinelli, caldo e vento dopo la pioggia del mattino al Mannucci di Pontedera, dove dirige Giordano Di Novara. Vio di gara con i locali all'assalto e con Di Gennaro costretto ad intervenire già al primo minuto su Lischi e Gambale in area abruzzese. Pressing a tutto campo dei ragazzi di Malotti che non fanno respirare i biancazzurri. Con il trascorrere dei minuti però il Delfino inizia a prendere le misure dei toscani con Memusciai che al 14° con un tiro cross fa correre un brivido al portiere Rinaldi. Brividi dalla parte opposta al 16° con Di Gennaro che è costretto ad uscire dall'area per anticipare Gambale lanciato a rete. Al 21° Amatucci per l'Aquila Montevarchi grida al gol, ma la sua potente conclusione colpisce in pieno il palo con il portiere del Pescara battuto. Sul prosieguo dell'azione palla a Gambale che in area si gira e con un tiro violento mette la sfera di poco fuori. Quando attacca la squadra di Malotti è molto pericolosa. Il Pescara Sornione controlla senza però riuscire mai a graffiare veramente. Si arriva così dopo una fase equilibrata nel finale di prima frazione, quando al 41° Galano si guadagna una punizione dai 25 metri. Si incarica della battuta Memusciai che mette la palla nell'angolino dove Rinaldi non può arrivare. Aquila Montevarchi 0, Pescara 1 e festa grande per il 35enne albanese alla seconda rete stagionale. Nel secondo tempo si riparte senza cambi e con gli abruzzesi più pimpanti. I toscani sembrano risentire dello svantaggio e Malotti effettua un triplo cambio mandando sul terreno di gioco Mionici, Lunghi e Intinacelli per Gambale, Carpani e Mercati. In campo non accade.
accade molto con nervosismo tra i giocatori delle due squadre. Prima del quarto d'ora si infortuna in un'azione di gioco in grosso che viene sostituito da Frascatore. Sarà la sostituzione che gioco forza deciderà la gara. Partita che resta però equilibrata fino al 21esimo, quando Dursi recupera palla e se ne va verso Rinaldi, mettendo poi il pallone incredibilmente fuori tra la disperazione di Auteri in panchina. Al 23esimo entrano in campo per il Pescara Zappella e De Marchi per Galano e Rauti, con i biancazzurri che poco dopo falliscono ancora una ghiotta opportunità in area toscana. Ora il Delfino fa la partita con i locali in difficoltà, ma che al 26esimo trovano con Lischi di testa il gol del pareggio, con un traversone sulla sinistra che scavalca tutta l'area di rigore del Pescara con l'incornata vincente del giocatore rosso-blu. Sempre la stessa musica per il Pescara, che va in vantaggio, sciupa e viene raggiunto. Tutto da rifare per Memusciai e compagni, che pian piano riprendono ad attaccare, anche se in maniera confusa e disordinata, trovando però al 43esimo in mischia la rete del nuovo vantaggio con il neoentrato Frascatore. Delfino di nuovo avanti quando si arriva nel recupero, dove non accade più nulla, con la terza vittoria stagionale che diventa realtà e che vale nuovamente il primato in classifica in perfetta solitudine. La strada è lunga, ma sembra quella giusta. Ancora la C, sconfitta interna invece per il Teramo, battuto al Bonolis dalla Vispesaro. Dopo essere andato in vantaggio, il Diavolo infatti si è fatto riacciuffare nella ripresa. Sentiamo il servizio di Ania Cantagalli. Il Teramo si fa rimontare dalla Vispesaro ed incassa il primo KO casalingo per 2-1. Il Diavolo sbaglia troppo nel primo tempo e nella ripresa paga gli errori di Tozzo. Guidi conferma la squadra scesa in campo a Modena con il tridente Malotti, Bernardotto e Rosso, e con Rossetti e Birligea, dubbi della vigilia, di nuovo in panchina. Nella Vispesaro out all'ultimo Besea con l'ex Lombardi che ne prende il posto in mediana, e con Gucci e De Respinis in avanti. Il Teramo inizia sprombattuto con Bua che dopo neanche un minuto va via a Rubio, ma trova chiusa la linea di passaggio verso il centro area. Il primo gol in campionato del Diavolo arriva però poco dopo. Rosso crede su un pallone vagante, lo lascia a Malotti che poi riceve da Bois un passaggio da spingere solo in rete. La Vis si riorganizza e ci prova poco dopo dagli sviluppi di un angolo con un tiro al volo di Rubin che termina alto. Al decimo le panchine si scaldano dopo un alterco tra Viero e Coppola. Guidi e Banchini si scambiano opinioni accese, poi il tutto rientra. Al 18esimo il Teramo va vicino al raddoppio. I biancorossi ripartono velocemente da un calcio d'angolo ospite. Malotti mette praticamente in porta Rosso, che davanti Farroni però si fa intercettare la conclusione. Al 30esimo Bernardotto ha un'occasione clamorosa per fermare il raddoppio. Da un lancio dalle retrovie Malotti si ferma perché è in fuorigioco e lascia l'attaccante dell'Avellino, che scarta Farroni. Prova l'appoggio comodo in rete con chiusura in scivolata determinante per evitare la rete. La Vispesaro inizia meglio la ripresa, ma è ancora una volta Tozzo protagonista in negativo tra le fila biancorosse. Da un lancio dalle retrovie l'estremo difensore valuta male l'uscita, si rende conto probabilmente di essere fuori dall'area e di non poter intervenire con le mani. Gucci ne approfitta per pareggiare i conti per gli ospiti. Tozzo rimane poi a terra dopo il contrasto e si rialza poco dopo. Al 21esimo si materializza il primo cambio biancorosso. Mugo è costretto ad uscire dopo uno scontro con Saccani, con Rossetti che ne prende il posto. Due minuti più tardi la Vispesaro passa addirittura in vantaggio. Saccani scende sulla destra, supera Zosmanovic e mette in mezzo. Tozzo respinge ma il pallone si impenna con De Respinis che di testa mette il pallone in rete. Il Teramo accusa il colpo, Guidi allora prova la carta Birligea al posto di Rosso, oltre ad inserire Rillo per Zosmanovic. Dopo la mezz'ora Tozzo si accascia a terra e lascia il campo ad Agostino. Il Diavolo torna a farsi vedere al 38esimo con il mancino di Rossetti che impegna l'estremo difensore ospite. In pieno recupero Arrigoni da punizione impegna anche lui Farroni, ma e sarà l'ultima occasione di un Teramo che chiude inutilmente in pressione. Per il Diavolo è la seconda sconfitta in campionato, la prima in casa, e domenica prossima ci sarà di nuovo un impegno al Bonolis contro l'Imolese. Lasciamo la Serie C perché è tornata in campo anche la Serie D. Partiamo dalla sconfitta interna del Pineto e dalla vittoria del Castelnuovo Blitz nella prima partita. Per i neroverdi vediamo tutto nel servizio.
Riparte il campionato di Serie D ed è subito derby al Mariani Pavone. Va in scena Pineto-Castelnuovo, primo atto di una sfida che si ripeterà anche mercoledì quando le due squadre si incontreranno nuovamente per il primo turno di Coppa Italia. In campionato sono i ragazzi di mister Guido Di Fabio ad avere la meglio, con i neroverdi che si impongono meritatamente 2-1, costruendo la vittoria nel primo tempo e controllando nella ripresa. Non basta ai biancazzurri il rigore di Cardella, troppo poco per un Pineto reo di aver lasciato un tempo agli avversari. La manovra del Castelnuovo appare più fluida già dai primi minuti e dopo tre giri di lancette i neroverdi passano in vantaggio grazie al diagonale chirurgico di D'Egidio, che fredda Mercorelli insaccando la sfera all'angolino basso per l'1-0 neroverde. La reazione del Pineto passa dai piedi di Simone Minincleri, che prova a portare apprensione con i suoi calci piazzati. Al 12° la sua punizione è assist per il tacco di Baldinini, ma la sfera termina oltre la traversa. Troppi errori e imprecisioni per i locali, il Castelnuovo ne approfitta e al 22° si porta sul doppio vantaggio. D'Egidio veste i panni dell'assistman e verticalizza per Lorenzo Emili, che a tu per tu con Mercorelli supera l'estremo locale per il 2-0 in favore degli ospiti. Il Pineto accusa il colpo e non va oltre, un colpo di testa ravvicinato di Cardella con Grace che si salva distinto. In avvio di ripresa Pomante prova ad inserire forze fresche richiamando a sé Restaneo e Minnozzi per inserire Domizzi e Pezzotti, ma è solo al 17° con l'ingresso in campo di Barlafante che arriva il primo sussulto. L'esterno si imbola in area e viene a contatto con San Severino. Il Pineto vorrebbe il calcio di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire. Spinge in avanti ora la squadra di casa nel tentativo di riaprire la contesa e al 21° sfiora la rete. Su azione d'angolo e Baldinini di testa a costringere Terrenzio al salvataggio sulla linea nel parapiglia generale. Break del Castelnuovo al 24° con D'Egidio, il migliore dei suoi, che dalla destra mette in mezzo per Lorenzo Emili, ma la conclusione è centrale e Mercorelli fa sua la sfera. Proprio nel momento in cui il Castelnuovo sembra poter controllare la partita, il Pineto riapre le sorti del match. Al 36° Barlafante fa partire una bordata dal limite dell'area, respinta con un tocco proibito secondo Silvestri di Roma 1, che indica il dischetto del calcio di rigore. Cardella dagli 11 metri non sbaglia e insacca all'angolino il gol che riapre la contesa. Nell'occasione Corticchia rimedia il cartellino giallo, ma per il Pineto è troppo tardi e gli ultimi minuti non basteranno ai biancazzurri per recuperare una partita che il Castelnuovo vince meritatamente. Ora l'appuntamento è per mercoledì, quando ci sarà spazio per la rivincita in Coppa Italia. Questo è il servizio di Roberta Di Sante. Adesso con Stefano Recanati andiamo a vedere l'altro derby di giornata con la vittoria per 2-0 del Chieti sul Nereto. Vediamo. Akamadu Show e primi tre punti in campionato per il Chieti, che brinda nel migliore dei modi il ritorno in quarta serie. Male il Nereto, che non è riuscito nell'arco dei 90 minuti a impensierire l'estremo ospite fusco. Alessandro Lucarelli opta per il 3-5-2 con Del Greco e Pietrantonio come quinti. Verna è il metronomo di centrocampo in avanti, spazio alla coppia Fabrizi Akamadu. Stefano Senigallesi si affida al 4-2-3-1 con l'esperto Salvatore a guidare la difesa, Bottalico e Cipriani a centrocampo. Esordio stagionale per Ristovski, che agisce da rifinitore alle spalle di Pedalino. Fischia Petrov di Roma 1, gara che inizialmente stenta a decollare, ma è una disattenzione difensiva di Consorte a dare una ghiotta possibilità ai rossoblù, ma Pedalino si fa ingolosire dalla posizione, ma la conclusione finisce distante dallo specchio della porta. Lo stesso numero 9 poi si rammarica con se stesso per l'occasione sprecata. Il Chieti non si fa schiacciare e minuto dopo minuto inizia a farsi vedere dalle parti di De Luca, bravo a non farsi sorprendere da una conclusione preparata in bello stile da Fabrizi. I padroni di casa non riescono a trovare lo spunto giusto negli ultimi 20 metri, allora il Chieti prova ad approfittarne lanciando in campo aperto Franklin Akamadu, bravo in questa occasione capitan Salvatore a mettere una pezza decisiva, ma dal corner che ne scaturisce il Nereto deve arrendersi proprio ad Akamadu, bravo a svettare più in alto di tutti in area di rigore e a mettere alle spalle di De Luca. Primo gol stagionale per l'ex giocatore di Forlì e campo d'Arsego, che va a festeggiare sotto la tribuna riservata ai circa 100.
1.100 tifosi arrivati da Chieti. Secondo tempo che riprende con gli stessi 22 in campo e con il Nereto che si rende subito pericoloso dagli sviluppi di un calcio di punizione ben calciato da Cipriani, ma la sfera esce fuori per questione di centimetri. Seconda frazione di gioco che gode di migliore vivacità rispetto ai primi 45 minuti, con le due compagini che si allungano molto, e ne prova ad approfittare subito il Chieti con Fabrizi, il quale tenta la giocata in area, ma De Luca risponde presente. Al 23esimo però arriva il raddoppio nero-verde e Akamadu, che dai 25 metri non ci pensa due volte, scaraventa un bolide che si inzacca alle spalle di De Luca. La gara sostanzialmente termina qui con il Nereto incapace di reagire e con mister Senigallesi che dovrà lavorare in settimana per apportare alcuni miglioramenti, soprattutto nella fase della finalizzazione. E adesso andiamo a vedere anche la partita fra Fiuggi e Notaresco. L'ottava stagione consecutiva della società del presidente Di Giovanni in Serie D inizia dallo stadio Capo I Prati di Fiuggi. Al cospetto dei laziali, mister Epifani deve rinunciare a Blando e Gallo, dal primo minuto promossi gli under Massarotti e Sorrini. Il pericolo più grande corso dalla retroguardia di mister Epifani nella prima frazione allo scoccare della mezz'ora, quando dalla distanza la battuta di Rizzitelli termina di niente sul fondo. Tutto qui il primo tempo con le squadre a riposo dopo due minuti di recupero. Dagli spogliatoi esce un Notaresco decisamente più spigliato. Gli effetti si notano subito con Marchionni, vera spina nel fianco della difesa di casa. Da una sua iniziativa non a caso nasce l'occasione del terzo minuto. Mejiri esce male, il pallone carambola addosso a Maio e termina la sua corsa in rete. Il direttore di gara, Russo di Torre Annunziata, prima decreta il gol, salvo poi tornare sui suoi passi tra le proteste dei giocatori rossoblù. Un giallo vero e proprio, rete annullata e si resta sullo 0-0. Passa un minuto ed è il Fiuggi, invece, a sfiorare la marcatura, una sorta di mischia dal limite dell'area, con conclusione finale di Ficara e Ashiba battuto e Sorrini, tra i migliori sicuramente in campo al pari di Marcattini, a salvare a un passo dalla linea bianca. I due tecnici iniziano ad attingere dalla panchina, entrano al 21esimo Rocchi nel Fiuggi e Gassamana in Notaresco. Ed il primo entra subito nel vivo, suo malgrado, su azione susseguente da calcio d'angolo al 25esimo, infatti, tocco di mano in aria con l'arbitro che non ha esitazioni e decreta la massima punizione. Dagli 11 metri trasforma impeccabilmente lo specialista Loviso. Il match sale di intensità e nello spazio di due minuti è Ficara a rendersi pericoloso ancora una volta per i fiuggini. Un minuto più tardi serve una doppia deviazione invece per impedire la rete a Gassamà. In contropiede la squadra del presidente Di Giovanni potrebbe far male, ma serve un vero e proprio miracolo di Sciba al 39esimo per evitare il pari sull'incursione di Potenza, tutto nato da un errore in disimpegno. C'è spazio anche per Colombatti nel finale e dopo quasi 5 minuti di recupero il triplice fischio del direttore di gare fa esultare il Notaresco, che conquista 3 punti davvero preziosi sul campo di una delle migliori formazioni. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19, vi ricordo anche questa sera la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi alle ore 21.